Un artista poliedrico, cantante, attore, e poi il mio portafortuna, perché in ogni edizione ci deve stare, perché sennò Antoine. Grazie. Antoine, Buona domenica a tutti. Giovanissimo, ma sulla cresta dell'onda da quanti anni? È una quarantina. Una quarantina, quindi è nato in scena. Guarda che ti ha già portato. Che mi hai portato? Ah, non a caso ti ho portato il mio disco nuovo, che è uscito da poco, si chiama L'amore nella voce, e te lo dono a te. Grazie. E che bello avere, guarda, musica digitale, tutto quello, sì. Però il fascino che c'ha il disco. Sinceramente sì, una cosa materiale che almeno tocchi, apri, guardi, cioè... Esiste ancora questa cosa, esiste ancora il piacere della cover. Devi sapere che io sono un fan del cinema, compro i DVD, ne ho più di 2000, a volte compro i film proprio per la cover, perché mi piace vedere la copertina. E così anche con il disco. È vero. Quando compravo i dischi dell'epoca, compravo anche altre versioni, perché nelle altre versioni c'erano altre foto, c'è cioè un'altra cover. No, ma poi c'è anche la cura di scegliere le foto. Venne un periodo che si portava, che dentro poi si trovavano 10-15 foto dell'artista. Potevo fare un book fotografico anche tu da donare ai tuoi? Sì. No. Al prossimo. Lo faremo. Facciamo, iniziamo questo viaggio, questo percorso attraverso le parole, l'importanza delle parole. Tu dai importanza alle parole. Certo, certo, perché io penso che la voce, le parole sono una cosa fondamentale. No, è la prima cosa che ti arriva in un dialogo è proprio quella, la voce, la parola. E facciamo questo gioco che abbiamo già fatto in passato. Quindi... Sì, vediamo, vediamo, però ho scelto parole nuove, che poi tu sei in continuo viaggio, come un artista è, no? Prego. Sì. Bambino. Si scherza molto spesso, no, sull'età, prima anche dietro le quinte, quando hanno tiene, ma... Però il bambino resta. Sì, sicuramente, c'è sempre quel bambino che è dentro di me. E chi mi conosce poi è quello che lo scopre di più. Ci si è bambini ancora di più quando hai i genitori tuoi che ti hanno cresciuto veramente. Io mi sono sentito bambino fino a quando ho perso mamma. Quando ho perso mamma sono cresciuto. Quando diventi distacco, genitore, no? E non sei più figlio, allora cresci e va via quel bambino. Resta quell'altro piccolino, un bambino vero, se ne va con la mamma, nemmeno col papà, la mamma se ne va. Che bambino sei stato? Un bambino irrequieto, capatosta, però anche Napoli, buono. Nel cuore di Napoli. Però anche buono. Vabbè, sono cresciuto in un quartiere molto poco facile, quartiere dei Miracoli, Rione Sanità, quindi ne parlavo prima. E quindi non è stato facile per me. Io che vengo anche da quegli anni 80, no? Difficili, l'anno del boom della droga, quindi vivere in quel quartiere è stato per me non facile, però la voglia pazza di cantare, di recitare, di fare radio mi ha indirizzato sulla buona strada, ma sempre con l'insegnamento dei miei genitori, che sono stati fondamentali in tutto questo. Io ricordo in uno speciale di Re 2, dove apparve anche mamma tua. Sì. Io la ricordo, non l'ho mai incontrata di persona, però ricordo quella donna perché proprio Napoli è orgogliosa di questo figlio. Sì, 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 sì. Mamma ha fatto zuppa e latte fino a quando era ancora russa. Quindi che bello. Sono stato un grande figlio, mamma è stata una mamma speciale, devo dire la verità. Senza le grandi mamme non si può essere grandi figli. Prossima parola. Amicizia, io so che è un valore a cui tu tieni in modo particolare. Molto, 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 molto. Credo nell'amicizia. Nonostante tutto. O ci sono pochi nonostante tutto? No, no, pochi. Perché poi gli amici te li scegli, no? Quindi... Mentre invece il papà, la mamma, il fratello, la sorella, chi la so, chi di là. L'amicizia, l'amico, l'amica, te la scegli tu. Quindi io penso di aver scelto sempre bene. E penso di aver incontrato anche sul mio percorso persone poco cattive. Spesse volte sento dire, ma chi la... Io sono stato forse fortunato. Non ho mai subito una grande violenza, una cattiveria, un amico, ma anche da un conoscente. Sono contento di aver incontrato tante persone. Magari qualcuno era meno degli altri, però tu la eviti. Cioè, tu hai chance. Quindi ti sei anche messo poche volte in condizione di subire una cattiveria. Magari può anche essere questo.
Ma devo dirti la verità, io di cattiverie grosse non ho già avuto assai. Forse non ne ho avuto proprio. Oppure me le sono fatte scivolare come la giuscurdata. È vero, io poi c'è un tuo caro amico, non lo voglio dire, no, magari lo dici tu, di cui ho una stima pazzesca. E lo saluto, tanto sappiamo io. Ma il mio amico storico che fa lo stesso... È il maestro. Maestro Nino D'Angelo. Vabbè, siamo amici da 40 anni, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Proprio questa mattina ci siamo dati il buongiorno alla buona domenica. Ed è una persona che voglio molto bene, lui mi vuole molto bene. Ma al di là dal fatto che facciamo insieme spettacoli, che ho il piacere di cantare canzoni scritte da lui, il nostro rapporto va al di là di quello che è poi la nostra professione, la nostra passione che abbiamo, cioè quello di essere quello artisti. È importante, no? Prossima parola. Allora, già stumare di tutte cose, guarda. Ah! Napoli. È Napoli. Che ti devo dire? Io amo Napoli, però... Una volta con la signora Giuliana Caggiulo, lei ha scritto un libro e mi fece una domanda, mi disse, senti, ma tu sei... Io ho detto, guarda, Giuliana, mi permetti... Lei ha raccolto proprio una... Anche io ho avuto questo grande onore di essere intervistato da Giuliana. E c'ha questa raccolta, ogni volta che intervista dice Napoli è che io ho detto che Napoli è una bella bomboniera, ma spesse volte ci sono dei confetti che sono scaduti. E lei disse, wow, ma l'ha detto mai nessuno questa cosa. Perché penso che sia proprio così. Ci sono dei confetti scaduti che vanno veramente buttati e quei confetti possono poi infettare quelli da buoni. Allora siamo chiaramente di Luamies. Perché Napoli è sicuramente una città magica, vabbè, inutile dice, ma stessi cose, non c'è bisogno che di chi, non stanno tutto qua. Però esiste una razza di napoletani che fanno diventare brutta la nostra città. E quindi... Prima abbiamo raccontato una pagina, no? Quella di Giorgio. Nonostante tutto, però, c'è anche una Napoli buona. Vabbè. Ma sicuramente. Dobbiamo solo capire un attimino in questo momento qual è il buono e il cattivo sulla bilancia, qual è che sale sopra. Cioè, sale il buono o sale il cattivo? Io la parola che dissi alla signora Giuliana Gargiulo, che tu dissi tormento. Quando pensi a Napoli pensi ad un tormento, perché un continuo tormentarsi, un continuo tormento di questa città che poi probabilmente è come le altre, magari un romano ti dice la stessa cosa, un milanese anche. Abbiamo quel quid in più nel bene e nel male, ma fondamentalmente probabilmente... Se prima erano i napoletani a fare più bella Napoli, oggi mi chiedo... Se è ancora così, va bene? Voglio solo dire questo. Questo naturalmente a favore, perché voglio dire, perché penso che i napoletani sia un popolo speciale, no? Lo è stato sicuramente. Mi auguro che continui ad esserlo. Però sono stati gli stessi napoletani a far diventare più bella Napoli e mi dispiace se poi un'altra categoria di napoletani la fa diventare brutta. Ok? Quindi non so se mi sono spiegato. Assolutamente sì. Prossima parola. Rimpianti, ecco, prima dicevamo 40 anni di carriera quasi, qualcosa è andato in porto, qualcosa no, qualcosa è andato ma non nel verso giusto, c'è qualcosa che avresti, a cui avresti voluto dire sì ma hai detto no, viceversa, un rimpianto oppure no? Ho detto molti sì, ma ho detto anche molti no, mi è stato insegnato che è più difficile dire di no che di sì, però quel no poi ti porta tante altre cose che se tu hai fatto la scelta di dire di no, vuol dire che ti aspetti poi qualcosa di positivo da quel no. Io ne ho detti diversi, ma anche nella vita privata ho avuto il coraggio di dire di no. Ed è brutto, sai, perché però è a faccia tosta. Io nell'ambiente mi sono fatto qualche nemico io, poi perché sono stato sempre fuori dal sistema e fuori dalla mischia. Gigi deve essere fuori dalla mischia. Io sono stato fuori dalla mischia e fuori dal sistema. E lo sono ancora. E sono fiero di esserlo. Io sono io, capì? Se vero, tu mi vuoi, mi chiami a me. Ed è una scelta che ho fatto da sempre. È vero. Quindi di rimpianti, forse nella vita qualcuno ce l'ho, ma artisticamente devo dirti la verità, di fare tutto quello che ho fatto, dire tutti sì e tutti no. Assolutamente sì. Prossima parola, che forse ci colleghiamo anche ad una cosa che volevo dirti. Allora, voi.
Teandro. Che bello. Prima di farti parlare, tu poi hai anche dimostrato di essere fuori dai sistemi e fuori dalla mischia, perché hai portato a teatro il Re. Un testo fantastico. Tu lo sai che sono stato minacciato? Lo so bene, come no? A me mi chiamavano sul telefonino e mi dicevano: tu non devi andare all'Alicandro a fare lo spettacolo, perché se tu vai io ti sparo. E io glielo dissi a Carlo Cercillo, che era il regista, a Roberto Russo, che era l'autore, e mi disse Carlo, disse, vabbè, tu fai la tua scelta. Cioè, io ci vengo. Non mi ha sparato nessuno. Grazie a Dio. E prima di tutto perché io andavo là a fare teatro, mi mettevo in gioco come attore. Che poi il testo diceva una cosa interessante e magari ha colpito qualcuno che si è sentito magari protagonista. Ma io in quel caso facevo l'attore e mettevo in gioco il cantante che era in me, che voleva crescere. E quindi ho continuato questo percorso facendo questo spettacolo, Il Re, e poi facendone un altro che si chiamava La Camorra sono io. E sempre con un testo di Roberto Russo, ma con la regia di Agostino Giummariello. E poi dopo ho iniziato a fare il teatro, quello là un po' più leggero. Ho lavorato con Nino D'Angelo, ho fatto dei musical, ho fatto 10 spettacoli con lui, a partire da Cuore Pazzo, Ginza una maglietta, Senza giacca e cravatta, per poi arrivare alla prosa e al Viviani, ho fatto con lui L'ultimo scugnizzo, con la regia di Tato Russo e con la regia di Bruno Garofalo, facendo due personaggi diversi. E poi ho fatto la sceneggiata, il ritorno ufficiale della sceneggiata, la facevo un po' con Carlo Cercillo al Trianon, con Pino Mauro, Antonio Bonomo, io ero il fidanzato di Loredana Simioli, che ricordo con grande affetto. Un abbraccio a Gianni e a Loredana, che è sempre con noi. E là fu un po', era un po' rivisitato, ma ebbe un grande successo, devo dire. E poi ho fatto l'altra, Lacrima Napolitana, ho fatto sia con Nino D'Angelo come Nazionale, con Francesco Merola e con Marianna Mercurio. Poi ho fatto Canzoni Guapparia, dove facevo come sempre il guappo e come sempre morivo in scena, perché io o mi sparo, non verranno un cocco curtullato, o io ci posso carcerare, ma ciò che non posso fare. Quindi. Lacrima Napolitana che torna in scena con Francesco Mero, la Marianna Mercurio. Sì, torna in scena, partiremo dall'8 dicembre, è un bel tour, come tu dicevi, con Francesco Mero e Marianna Mercurio, la compagnia di 12 personaggi, che non conosco ancora tutti i nomi, ma mi permetto che ci sono, di dire che ci sono perché ho firmato il contratto, quindi a me fa piacere ancora una volta ritornare al teatro. Perché, e poi il 27 di ottobre faccio uno spettacolo al Teatro di Alan De Luca, che è un teatro che fa 50 posti, dove là faccio le canzoni classiche napoletane, e poi io amo il teatro piccolo, i piccoli spazi, che ho cominciato proprio con i piccoli spazi, no? Iniziato con Delicante. In bocca al lupo per il teatro, ma musica o teatro? Musica e teatro. Bravo. Teatro e musica. Penso sia l'ultima parola questa, giusto? Vediamo. Solitamente battendo, noi. Quando ci lasciamo le papere. Ah, domani. Ah, domani. Ancora domani? Sì, bello. Oggi e domani. Il mio disco parla proprio di questo, di oggi e domani. Non parlerò mai più di ieri, perché il passato per me è passato e basta. Anche nelle canzoni che ho scritto parlo sempre del futuro, che possa essere naturalmente positivo. Ma basta di parlare del passato e di ieri. Voglio parlare di oggi e di domani, anche perché non so che cosa accadrà. E ti risulta facile distaccarti da ieri? E quando vado a letto penso, domani che faccio? Non ho mai pensato che ho fatto oggi oppure che ho fatto ieri, ti giuro. A volte la gente si può mettere la testa sul cuscino e pensi, che hai fatto? Non me ne importa poco, pensi rimane che già fa. E quello che ho fatto, l'ha già fatto. Ma o buono o malamente, purtroppo, non si può tornare. Bravo. Te lo dico, mi permetto di dirti bravo. Prossima parola. Anata? Queste sono le parole che non ti ho detto, perché io solitamente mi saluto con il mio ospite con una frase, una parola, un pensiero. Se hai voglia di dirlo a qualcuno, a qualcosa. No, io voglio dire una cosa a me stesso. Devo dire che io devo avere la forza di andare avanti e di credere sempre in ciò che faccio. Perché anche se sono cresciuto, anche se ho alle spalle 40 anni, il prossimo anno festeggio 40 anni di canzoni, di musica, di teatro, però devo fare l'augurio a me stesso quello di non farmi mai corrompere da niente,
di proseguire sempre così, di frequentare le persone oneste e per bene come te. Grazie. E quelle che io ho avuto il piacere di incontrare sul mio percorso, e di evitare sempre le persone marce. Io devo essere uno che quando vedo che una cosa non è buona me la mangia fui, pure si perde, voglio perdere, ok? Voglio mangiare la domenica il ragù, non voglio mangiare nessun caviale e champagne, mangio a sangue azzidì. Quindi faccio a me stesso questo augurio di non corrompermi mai in questo sistema. È un augurio che però puoi anche trasferire agli altri. E ti ringrazio per questo. Grazie a te. Il disco l'hai portato, ma non puoi andare via senza farci sentire. No, io devo cantare, perché si non canta ora. Che ci fa si non canta? Ma qua abbiamo una voce meravigliosa, Rosa, mi fa trovare Rosa Chioda, che mi ha fatto incantare prima. Adesso ti canto una canzone che ho scritto io, si chiama Che fina vima fa, che dedico un po' agli amori quelli là che traballinano poco. È colpa mia, è colpa tua, è colpa dell'abitudine, è colpa che sei stato tu, non si sa chi è. Però cerchiamo di ripararlo. Tu poi un matrimonio stabilissimo, mai sotto i riflettori, hai sempre tenuto una vita privata. Di nasconderla. Bello, molto. E la saluto, la tua moglie, ti ringrazio. Antonella, perché l'ho conosciuta. Ti dico che la mia bimba prima o poi voglio che venga un po' da te qua. Ha già ballato una volta, riballerà. Modena 14 bimba, anni. Ma che le è andata una... Ha fatto più grosse. Signorina, fantastica. Per me sembra una bambina. Però... È una gran bella famiglia, anche Antonella. Grazie, la grazie. Con tanto... affetto. Grazie. Antoine. Che fine a vima fa. Grazie a tutti. Microfono. Scusate per le chiacchiere. Povero amore, mi vuole solo. Mi stai ghiacciando sto cuore cucente, dinti parole che mi stai dicendo. Ma qual amore si può tenere mai? Sto ma se piglia per una cosa niente, tutto insieme ma appena. Dimmi che fine vima fa? Si t'ha già perdere, si chiama perdere, si m'ha già arrendere. Va già combattere perché ha capì, che vita tu stacca a dosso m'ghi. Dimmi che fine vima fa? Si mi vuo fa impazzì, si mi vuo fa morì, senza st'amore. Perché non voglio niente a fuori te, non voglio assaporare che sto rumore. Povero amore, che sta succedendo? Che conferenza che si piglia voce, te non coraggi mi risti parole. Ma qual amore, tu sei senza cuore, t'aspetta sempre se pure non viene, perché mi appartiene. Dimmi che fine vima fa? Si t'ha già perdere, si chiama perdere, si m'ha già arrendere. Va già combattere perché ha capì, che vita tu stacca a dosso m'ghi. Dimmi che fine vima fa? Si mi vuo fa impazzì, si mi vuo fa morì, senza st'amore. Perché non voglio niente a fuori te, non voglio assaporare questo dolore. Dimmi che fine vima fa? Si mi vuo fa impazzì, si mi vuo fa morì, senza st'amore. Che non voglio niente a fuori te, non voglio assaporare questo dolore. Prendi a questo occhio dove si vede ancora un mare, dimmi che sto su un anno, non affondammo, restammo ancora mano e mano. Grazie Antoine, grazie. Eccolo qua, Zeus grazie Record. A te. Grazie, ma anche Zeus che ancora
insomma, sì, tiene, sì, banco, sì, tiene eh? Forte, tiene forte. Volevo ringraziare tutti quelli che fanno qualcosa per la musica napoletana. Grazie, certo, anche a te, che ci credi da sempre. Certo. Ciao, grazie. Grazie. Resta con me, grazie. Tanto lancio la pubblicità, grazie, e ci vediamo tra poco con il finale di puntata. A tra poco.